Amici, mi sarebbe tanto piaciuto oggi farvi vedere un video sul mio weekend del Ponte dell'Otto a Madonna di Campiglio, ma sto litigando da più di una settimana con un mal d'orecchio pazzesco. Sono sotto antibiotico e sotto antidolorifico da ormai quasi 10 giorni, ma la cosa che fa ridere è che mi è passato di qua e adesso mi sta venendo di qua. Ma non tutto il male viene per nuocere, perché ne ho approfittato per registrare questo video. Se vi piacciono queste cuffie, le fa la mia migliore amica, si chiama Euro Beanie, dovete andare su Instagram a cercarla. Sono fatte a mano e personalizzate, tutte diverse, quindi non ce ne sono due uguali perché le fa lei a mano. Se vi piacciono, Euro Beanie, ve lo metto qui da qualche parte così la contattate. E adesso sigla e poi andiamo con il video di oggi. Mark McMorris. Un nome che ormai è diventato leggenda per una vita di successi da record. Lui non è che ha scritto una pagina di storia dello snowboard, lui ha scritto un intero capitolo. Uno degli snowboarder più talentuosi, dediti allo sport ed appassionati di sempre. Preparate i popcorn perché stiamo per avventurarci nella vita senza senso di Mark McMorris. But it's really nerve-wracking prior to it. It's butterflies in your stomach. Mark nasce il 9 dicembre del 93, proprio oggi, sabato 9 dicembre. Quindi tanti auguri a te, caro Mark, in un luogo impronunciabile del Canada. È nato in Canada. Le prime gare FIS e quindi del circuito internazionale arrivano nel 2007. Da lì a pochissimo vince la sua prima medaglia d'oro a Calgary, che non è in Sardegna ma è in Alberta, che non è il femminile di Alberto ma è in Canada. Quella medaglia d'oro gli consente nel 2011 di prendere parte per la prima volta agli X Games. Qui al debutto arriva subito secondo e dà il via alla sua carriera. Da lì a pochissimo Mark scrive la prima pagina di storia. Atterra il primo back triple 14 della storia dello snowboard e diventa una cosa epocale, cioè è Mark sulla bocca di tutti, un po' come ha fatto il buon Iar Mattioli qualche tempo fa con il primo 21 mai fatto, frontside 21. Gasato come non mai, nel 2012 prende di nuovo parte agli X Games, scrivendo la sua seconda pagina di storia, eguagliando Shaun White in un'impresa titanica: vincere due ori agli stessi X Games. Il livello delle competizioni in poco tempo era schizzato alle stelle, infatti era proprio un testa a testa tra Shaun e McMorris in quel periodo. Ma in quell'anno Mark diventò l'uomo da battere. Era il suo momento d'oro. Mark McMorris, the first snowboarder since 2009 Shaun White to get double gold at Winter X Games. All sorts of board sports. And now I'm here with two gold medals. It just doesn't really, hasn't clicked it. I'm a happy, happy guy. Ma la vita di McMorris non è proprio stata priva di sfide. Nel 2014, infatti, esattamente agli X Games, dove stava cercando di vincere la terza medaglia d'oro in 3 anni, cade su un rail e si rompe una costola 2 settimane prima del debutto alle Olimpiadi. Un infortunio veramente stupidissimo. Stava facendo l'ultima run per cercare di vincere la medaglia d'oro ed è caduto sul primo rail sbagliando un frontside 180, atterrando di pancia sul rail.
di conseguenza si ruppe una costola. Fece comunque secondo quell'anno lì agli X Games, anche se non ha vinto la medaglia d'oro. Ma noi stiamo parlando di Mark McMorris e pochissimi giorni dopo l'infortunio dichiara: la quantità di progressi che ho fatto da quando mi sono rotto la costola sabato è inspiegabile. Non credevo di riprendermi così velocemente. Devo ammettere che però camminare per l'aeroporto è diverso da andare in snowboard, che tradotto significa sono rotto ma alle Olimpiadi ci vado lo stesso. When I broke my rib, I was looking forward to the X Games or looking forward to feature and not taking things step by step, and then sure enough I'm going to the games with a broken rib. E inspiegabilmente alle sue prime Olimpiadi di sempre rotto arriva terzo, podio, tra l'altro dopo diverse cadute in qualifica, cioè l'ennesima impresa di McMorris. McMorris won that bronze medal just 11 days after breaking a rib. Il problema è che gli infortuni non si fermarono. Nel 2016 fece il suo secondo brutto infortunio, dove all'airstyle si disintegra il femore in un modo abbastanza strano. Atterra da un frontside triplo 14 e dopo pochi metri prende un controlamina devastante che semplicemente gli spacca a metà il femore. I was going to Oslo the next day, or if I was going to shoot for Travis Rice for his new movie, just like so much things were going on, and then bam, broken femur. Un infortunio del genere, raga, vi manda proprio fuori dai giochi. Molti pensarono che la sua carriera fosse finita, perché tanti altri rider si sono ritirati per molto molto meno. Ma Mark McMorris non è come gli altri e infatti dopo un lungo ricovero in ospedale riesce nel luglio dello stesso anno già a tornare sullo snowboard. Un recupero anche qua assurdo. È il 2017 e io vado in Canada in un periodo nel quale in Canada c'era anche Mark McMorris. Sì, ci siamo incrociati due o tre volte, una volta abbiamo preso una seggiovia insieme, abbiamo anche fatto quattro chiacchiere, è super simpatico, ma questo si vede anche da tutte le interviste che fa, e dove praticamente lui stava facendo questo ritiro dove si stava allenando per cercare di tornare ai livelli pre-infortunio al femore e anche per migliorare le sue skills in freeriding, perché non so se lo sapete ma Whistler è letteralmente il paradiso in terra per gli amanti del freeride. È un posto disegnato da Dio dove le montagne trasudano magia e dove il freeriding è semplicemente l'ABC di quel posto. Cioè non si può non essere amanti del freeriding e non andare almeno una volta nella vita a girare a Whistler. Io l'ho fatto, devo dire, tornerei tutti gli anni, anzi ci andrei proprio a vivere. E se la fortuna è cieca, la sfiga, raga, ci vede benissimo. Infatti sempre qui a Whistler il buon McMorris, mentre stava girando insieme a suo fratello in freeride, sbaglia una traiettoria e c'entra in pieno un pino e rischia letteralmente di morire. And then this time in the backcountry it was just a freak accident. I was definitely wondering like what am I even doing? Why am I doing this, you know? But I quickly got that thought out of my brain and... Le fratture sono così tante che le devo leggere per ricordarmele. Si frattura mascella, braccio sinistro, bacino, tre costole, milza e un polmone collassato. Praticamente raga ha fatto un frontale con un tir e ne è uscito vivo. C'era un sacco di nebbia e l'elicottero ha fatto più di tre tentativi per andare a recuperarlo perché non lo vedevano. Raga, parliamo di un posto, Whistler, dove la sicurezza è assurda. Gli addetti alle piste di quel posto sono eroi. E ci tiene a Mark a sottolineare che se l'elicottero non fosse riuscito ad atterrare per recuperarlo, lui sarebbe assolutamente morto al 100%. Un bel infortunio importante. Viene subito portato in terapia intensiva a Vancouver, dove per un anno, logicamente, Mark sparisce. I was pretty much dead, like laying there in the backcountry. Helicopter tried to get into me three times.
And then on the third time they got in, because it was cloudy, you know, and had a ruptured spleen, I'd just die if it took too long, you know? Dopo una sberla del genere, qualsiasi persona sana di mente smetterebbe di competere e si godrebbe la sua passione senza gare. Ma non McMorris, non lui, lui no. Dopo 11 mesi, due operazioni e centinaia di ore di riabilitazione, torna alle Olimpiadi nel 2018. Fa terzo di nuovo. Cioè, ditemi voi, è arrivato a podio un'altra volta. Questo terzo posto dopo quell'infortunio vale come un oro. Healthy all season, do great in all these competitions and then pretty much die and then come back and start competing again. It's just like, it's really insane what's been going on. But la carriera di Mark nel frattempo continua, porta a casa innumerevoli successi e anche alle Olimpiadi del 2022 a Pechino porta a casa l'ennesima medaglia di bronzo alle Olimpiadi, confermandosi sempre al top come qualità di rider, perché in tutte le Olimpiadi in cui lui ha mai messo piede, alla fine la medaglia la portava a casa. Non contento, nel 2023 continua a stupirci battendo un nuovo record, ha dell'incredibile. Lui è il rider con più medaglie in assoluto degli X Games, ha 23 medaglie, di cui 3 di bronzo, 9 d'argento e 11 d'oro. Una roba da matti. Ha battuto Jamie Anderson, che è una ragazza. Ma forse la più grande impresa che ha compiuto McMorris non è stato niente di cui abbiamo parlato finora, ma è stata una cosa che ha fatto ben 2 anni fa, e cioè vince il Natural Selection al debutto. Per chi non sapesse che cos'è il Natural Selection, ne abbiamo parlato nel video di Travis Rice, vi invito ad andare a vederlo, ve lo metterò qui nelle schede intorno a me così non ve lo perdete, è un video bellissimo dove appunto spieghiamo che cos'è questa competizione assurda. E quella vittoria vale tantissimo, perché così facendo diventa l'unico rider ad aver vinto almeno una medaglia in tutte le competizioni in cui ha preso parte. Calcolate che nell'ambiente dei rider il Natural Selection è la competizione, cioè non sei un vero rider vincente se non hai vinto almeno un Natural Selection, e Mark ha vinto pure quello. A win here would have been more important to him than another gold medal in the Olympics. I mean, this event carries a lot of weight in the snowboard world. To win the Natural Selection Tour would be like a dream come true. And yeah, I guess nothing's too far out of reach. Start things off going double Wildcat, and he stomps it, taking a victory lap. Tits, it looks like he knows exactly where he's going right about now. And you see the depth of the mutual. Oltre alla sua straordinaria carriera sportiva, Mark McMorris è diventato un'icona anche per la sua incredibile umiltà, per la sua determinazione, il senso di rivalsa, proprio uno spirito combattivo. Ha affrontato degli infortuni pazzeschi ed ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo ad inseguire i propri sogni nonostante gli ostacoli. La vita di McMorris ha dimostrato che il duro lavoro e la determinazione ti portano ovunque e ti possono far superare qualsiasi ostacolo. Che tu sia uno snowboarder o semplicemente un appassionato di sport, la vita di McMorris deve essere un'ispirazione. E anche io, nel mio piccolo, ti dico: continua ad inseguire i tuoi sogni, continua a sfidare i tuoi limiti, e un giorno i tuoi sogni si avvereranno, proprio come i sogni di McMorris. Success for me in snowboarding is riding to the best of my ability and doing the run I came there to do. That's ultimate success.